Ben ritrovati sulle fonti TV, prosegue la nostra maratona donne e lavoro. Affrontiamo adesso un argomento un po' delicato, un argomento su cui però è fondamentale tenere alta l'attenzione, quello dei maltrattamenti e della violenza sulle donne. Il 25 novembre è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in quell'occasione l'Istat ha pubblicato un report, dichiarando appunto che nei primi 9 mesi del 2021 le richieste di aiuto al 1522 da parte delle vittime sono state 12.300 contro le circa 8.600 del 2019, con un dato ancora purtroppo preoccupante. Questo ovviamente ci fa capire quanto è fondamentale oggi l'assistenza legale, la consulenza anche a favore di queste vittime, di queste donne e l'importanza delle tutele anche legislative. Per affrontare questo argomento ho il piacere di avere in collegamento con me l'avvocato Francesca Romana Garisto, penalista, cofondatrice dello studio legale Lexa e vice Presidente del Centro Antiviolenza, casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano. Benvenuta, avvocato. Buongiorno, grazie per l'invito. Ecco, prima di addentrarci all'interno di questo argomento, iniziamo col dire che lo studio Lexa è da sempre al fianco delle vittime maltrattate, soprattutto delle donne. E non a caso è uno studio tutto, diciamo, al femminile, diciamo, ha numerose quote rosa, per così dire. Ecco, ci racconta intanto la vostra storia. Sì. Io nasco come professionista, figlia d'arte, nel senso che tutta la mia famiglia, la parte maschile, era avvocato e a un certo punto ho sentito l'esigenza di dare una connotazione, femminile alla professione, che avevo imparato nella pratica dagli uomini di famiglia. E questa esigenza mi nasce anche dalla voglia di portare il mio impegno sociale e politico, di cui ho fatto esperienza negli anni della mia gioventù, nella professione, cioè attraverso la professione, stare accanto non solo ai soggetti, discriminati e vulnerabili, ma in particolare delle donne. E questo stare accanto alle donne e avere come interlocutrici le donne nella mia professione, ho ritenuto fosse importante farlo, tra donne professioniste nei confronti delle nostre, clienti, per avere una comunicazione più diretta, più facile, più genuina, che ritengo, solo le donne possano stabilire, con le altre donne. E quindi si è creato questo studio. Che è composto da 3 donne, un uomo che naturalmente lavora con noi, ma su questioni diverse da quelle della tutela delle donne vittime di violenza. Ecco, quindi dicevamo una forte componente femminile che nel mondo legale, ahimè, è ancora un po' una rarità. Infatti, anche come noi ogni mese abbiamo potuto vedere dal nostro osservatorio mensile D&I, negli studi legali, diciamo, ancora i vertici, le posizioni più importanti sono ricoperti da uomini. E in più, diciamo, anche sono pochi quegli studi che diciamo, sono stati fondati da donne. Anche nel comparto penale, ahimè, insomma, la situazione non è migliore. Ecco, volevo chiederle a tal proposito se nella sua carriera professionale, diciamo, ha riscontrato delle difficoltà, degli ostacoli alla sua carriera in quanto donna e penalista. Dunque, bisogna considerare che sono a Milano, lavoro a Milano e che quindi immagino che la situazione sia più facile rispetto ad altri piccoli centri. Io personalmente non ho incontrato difficoltà a fare la mia professione, ad essere riconosciuta dal punto di vista professionale, quanto ne ho riscontrate invece di difficoltà dal punto di vista del riconoscimento, economico. Cioè la differenza, di reddito che una professionista anche esperta, e affermata può avere rispetto ad un uomo è ancora decisamente elevata. Questa sia, perché i clienti faticano a riconoscere, la parità,
diritto al reddito con gli uomini, sia anche da parte della magistratura quando devono liquidare i compensi ai professionisti. Io noto una differenza di, probabilmente inconsapevole, è un retaggio culturale, ma una differenza di approccio nei confronti delle donne rispetto agli uomini. Questo sì, lo riscontro ancora tanto. E poi c'è anche da dire che le donne sono più disponibili a trattare, no, donne avvocate, a trattare materie di per sé meno remunerative rispetto agli uomini, che invece scelgono settori del diritto che possano assicurare un reddito decisamente superiore. Ecco, viene lasciato alle donne il lavoro sicuramente nobile allo stesso modo, ma meno remunerativo sia per il tipo di clientela e oggettivamente meno remunerativo, insomma. Queste sono le difficoltà che ho trovato. Ecco, diciamo andando un po' al centro della questione di cui abbiamo parlato all'inizio, quindi discriminazioni e violenze sulle donne. Voi siete appunto in prima linea nella difesa dei soggetti più deboli, anche diciamo maltrattamenti, non solo diciamo nelle case, diciamo quindi con famiglie, eccetera, ma anche nei luoghi di lavoro. Ecco, le chiedo quindi su che tipo di casi avete lavorato maggiormente nell'ultimo anno, anche per dare una panoramica, quindi capire un po' il trend di questi reati, quindi a che punto siamo oggi e su cosa avete operato maggiormente. Allora, sul piano della violenza domestica abbiamo lavorato tanto e addirittura intensificato il lavoro perché la domanda è stata alta. La pandemia non ha fatto che evidenziare situazioni di violenza che riuscivano a essere tenute sopite dalla possibilità che le donne avevano avere uno spazio al di fuori dalle quattro mura domestiche. Durante la pandemia, in particolare durante il lockdown, la costrizione tra le quattro mura ha fatto emergere in modo eclatante le situazioni di violenza. Quindi violenza domestica, un aumento sicuramente della domanda. E per quanto riguarda le molestie, la violenza sui luoghi di lavoro, altrettanto. Il lavoro è diventato sempre più prezioso, non che non lo fosse prima, ma in questo momento di crisi il lavoro è diventato ancora più importante e prezioso da mantenere. Le donne sono state le prime vittime della crisi, come sempre, e il ricatto riguardo al lavoro, quindi è diventato più facile. E il ricatto normalmente che le donne subiscono è un ricatto di tipo spesso di tipo sessuale, per cui sin dal colloquio di lavoro vengono selezionate sulla base anche della loro non solo caratteristiche fisiche, ma anche dalla loro disponibilità che viene valutata e testata a volte sin dal primo colloquio, a volte durante il rapporto di lavoro, e a fronte di una indisponibilità a cedere alle aspettative su quel piano da parte di superiori e se non addirittura del datore di lavoro, le ricadute sono proprio sul rapporto di lavoro stesso. Quindi le conseguenze sono un demansionamento fino al licenziamento nei casi più estremi, oppure diciamo, le conseguenze sono mettere nelle condizioni le lavoratrici di ammalarsi e quindi di dimettersi per sottrarsi a tutte le forme possibili di violenza sul lavoro, molestie e mobbing di genere. Ecco, lei giustamente parlava di questo ultimo periodo di pandemia che abbiamo vissuto e che sicuramente non ha aiutato. Si può parlare di un'emergenza nell'emergenza. E secondo il rapporto Istat di cui appunto parlavamo inizialmente, sono oltre 15.000 le donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza presso i centri antiviolenza. Ora lei appunto è anche vicepresidente del CADMI, come abbiamo detto in apertura, e
le chiedo quindi, secondo lei, diciamo, le misure legislative o i sostegni a queste vittime sono sufficienti? Si può fare di più? Noi in Italia, nel nostro ordinamento, abbiamo un buon apparato normativo a tutela delle vittime di violenza. Non, abbiamo fonti nazionali e internazionali cogenti nel nostro paese che sono, direi, discrete. È un buon apparato di tutela. Il problema non è la norma, ma è l'applicazione della norma. E la tempestività nell'applicazione della norma, l'interpretazione, la sensibilità di chi deve applicarle, a partire dalle forze dell'ordine fino alla magistratura più di tutti i livelli. Quindi non, sì, credo che le norme ci siano, dobbiamo ancora discutere sull'applicazione. Le modalità di applicazione e l'ascolto delle donne e la fiducia che l'apparato giudiziario deve riporre nella parola delle donne, evitando di esporle a una vittimizzazione secondaria nel corso del percorso giudiziario. Questo è il vero limite, secondo me. Ecco, le faccio proprio per chiudere un'ultima domanda. Vorrei che ci dicesse, diciamo, secondo lei, cosa oggi le donne avvocato potrebbero fare, diciamo, per superare anche questo problema della parità di genere che purtroppo, ahimè, come lei diceva, a livello economico soprattutto, incombe ancora nel nostro paese. Ecco, un appello, comunque un suggerimento, un consiglio, ecco, che si sentirebbe di dare a queste donne che vogliono intraprendere come lei questa carriera, che vogliono mettersi in proprio. Ma io credo che le donne, le tutte le donne, adesso parliamo delle avvocate, debbano credere nella loro forza, nella loro capacità, a partire da se stesse, no? Perché in qualche modo questa diffidenza rispetto alla capacità professionale, ci investe, in qualche modo, anche senza volerlo, noi stesse, diciamo, noi stesse. In alcuni momenti possiamo dubitare delle nostre capacità. No, crediamoci, naturalmente bisogna essere preparate, bisogna studiare, aggiornarsi, essere forti nell'offerta di professionalità, ma una volta che questi elementi ci sono, dobbiamo credere in noi stesse e darci forza l'una con l'altra, perché io trovo che anche la collaborazione con le altre professioniste serva per restituirsi a vicenda forza e competenza. Bene, quindi insomma un suggerimento mi sembra ottimo, quello di credere in noi stesse e magari fare anche squadra. Bene, io Esatto. bene, ringrazio l'avvocato Francesca Romana Garisto dello studio legale Lexa per essere stata con noi. Grazie, avvocato. Grazie a voi. E adesso pochi minuti di pubblicità e torniamo sulle fonti TV per la maratona Donne e Lavoro.